Buongiorno e bentrovati alle pillole di Forensics. Abbiamo trattato in qualche altra puntata il tema della diffamazione online, dicendo che la Corte ha stabilito che questo tipo di diffamazione è sempre aggravata e la fa rientrare nell'ambito dell'articolo 595 del codice penale, sia essa che riguardi un giornale online, sia essa che riguardi tutte le altre forme di pubblicità, dice l'articolo, ovvero quando la diffamazione venga operata attraverso blog, social network o, non so, siti internet, chat di gruppo. Tuttavia, il giornale online, per così dire, ha gli stessi benefici riconosciuti per il giornale, diciamo, tradizionale, il giornale, cartaceo. Tuttavia, come il giornale cartaceo, anche il giornale online, non è libero, fra virgolette, di diffamare il soggetto ancorché online. E anche qui interviene la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando quali sono le condizioni necessarie affinché l'esercizio, del diritto di cronaca, funzioni come scriminante delle dichiarazioni online effettuate in un giornale. Diciamo che questo diritto di cronaca è esimente in quanto rientra nel diritto di manifestare il proprio pensiero riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione, però la stessa Corte di Cassazione ribadisce che questo diritto non può essere riconosciuto in maniera indiscriminata. Quindi per la sua realizzazione, per la sua presenza, occorre che questo rispetti determinati limiti. La Cassazione ci dice che per essere sussistente tale diritto, questo deve essere contemperato con ulteriori diritti, ovvero quelli all'onore e alla dignità del soggetto che, fra virgolette, subisce la dichiarazione potenzialmente diffamatoria, proteggendolo dalle aggressioni, diciamo così, ingiustificate. La Cassazione tiene a ribadire costantemente che il diritto di cronaca può essere esercitato anche quando ne deriva una lesione dell'altrui reputazione, costituendo così una causa di giustificazione della condotta diffamatoria, a condizione che però, ribadisce sempre la Cassazione, rispetti determinati limiti, ovvero quello della verità, della continenza e della pertinenza della notizia. Quindi è fondamentale che la notizia pubblicata sia vera, e che sussista soprattutto un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti dichiarati. Il diritto di cronaca infatti giustifica intromissioni nella sfera privata altrui quando la notizia riportata possa contribuire alla formazione di un pubblico interesse, di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti e soprattutto veri. Ulteriore principio, come ho detto prima, è quello della continenza, ovvero la notizia riportata deve essere corretta nell'esposizione dei fatti e l'informazione deve essere mantenuta nei giusti limiti della obiettività. Quindi, per la Corte, il diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili dal giudicante. Come più volte ha ribadito ulteriormente la Corte di Cassazione, si configura l'esimente del diritto di critica quando il discorso giornalistico ha un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppa all'interno di una polemica intesa su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personalizzati, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui. Quindi vediamo che la Corte di Cassazione è chiara nel definire l'esercizio del diritto di cronaca. Quindi diciamo che si può, fra virgolette, indirizzare delle dichiarazioni attraverso un altro soggetto, anche pungenti, e queste costituiscono manifestazioni del diritto di critica quando sono prive di offensività e si attengono a materie di rilievo sociale ed una realtà, possiamo dire, di interesse pubblico. O, non so, faccio un esempio banale di, no, successo, il processo Parmalat, Tangentopoli, Costa Concordia. Quindi anche se c'è un aspro
un'aspra critica nei confronti dei soggetti attori in questi procedimenti, questa deve sempre rispettare i canoni della verità, pertinenza e continenza.